Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Hai aperto un video di YouTube e ti sei accorto che l'audio non si sente? Hai provato a registrare con il tuo microfono e hai notato che non capta l'audio? Quasi sicuramente trattasi di problemi con i driver audio presenti in Windows. Sai cosa succede, no? Installi software, disinstalli software e prima o poi qualche problemino in Windows viene a crearsi. Per risolverlo e per tornare a sentire l'audio dalle casse o a registrare dal microfono, se non abbiamo i driver originali dei dispositivi, possiamo reinstallare i driver già presenti in Windows, ovvero ripristinarli. E lo facciamo in questo modo, ma prima sigla! Allora, la procedura è valida sia per Windows 11 che per Windows 10. Nel mio caso utilizzerò Windows 11 e vado a cliccare qui in basso sul login a forma di Windows 11. Poi digito in alto gestione dispositivi. Basta digitare gestione, eccolo qua, gestione dispositivi. Si aprirà il pannellino con l'elenco di tutti i dispositivi installati nel nostro, anzi nel mio computer in questo caso. E da qui vado a trovare input e output audio, o almeno qualcosa che abbia nel nome audio. Ecco qui input e output audio con l'icona della cassa, sì, possiamo dire l'icona della cassa. Clicchiamo sulla freccetta due volte sopra input e output audio ed individuiamo il dispositivo che non funziona. Come vedete, io ho due icone per ogni dispositivo perché in questo caso questo è un dispositivo virtuale, anche questo, e i dispositivi reali sono il microfono e l'altoparlante della Realtek. Io voglio reinstallare i driver della Realtek, degli altoparlanti. Clicco con il tasto destro del mouse sulla dicitura del dispositivo, altoparlanti Realtek, e poi vado in Aggiorna driver. Si aprirà l'altro pannellino. A questo punto vado a cliccare su Cerca i driver nel computer. E qui clicco di nuovo su Scegli da un elenco di driver disponibili nel computer. Nell'elenco verranno visualizzati i driver disponibili compatibili con il dispositivo e tutti i driver della stessa categoria del dispositivo. Ecco qui che vediamo subito Endpoint Audio per reinstallare i driver. Non ci resta che cliccare su Avanti. E l'installazione è fatta, Windows ha completato l'aggiornamento dei driver. Chiudiamo, riavviamo il computer e proviamo a vedere se il problema è stato risolto. Se non abbiamo risolto il problema, sempre dalla stessa schermata, da quella di gestione dispositivi, possiamo provare altre due strade, ovvero clicchiamo con il tasto destro sul nome del dispositivo, sempre su Aggiorna driver. Cerca i driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili nel computer e possiamo provare con dispositivo software generico. Altrimenti, sempre dalla solita schermata, clicchiamo con il tasto destro del mouse su Aggiorna driver, cerca driver automaticamente, cerca automaticamente i driver. Windows cercherà nel computer i migliori driver disponibili o li installerà nel dispositivo. E se proprio non ha trovato niente, in ultima istanza possiamo andare su Cerca driver aggiornati in Windows Update e si aprirà la schermata di Windows Update, dove qui possiamo cliccare su, in questo caso c'è scritto Riprova tutte, ma possiamo cliccare su Trova o installa aggiornamenti e vedere se ci sono aggiornamenti disponibili per il computer, ma anche, non sia mai, per i driver audio. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere come reinstallare i driver audio in Windows 11, ma anche, è valido anche per Windows 10. Io spero di aver risolto il vostro problema. Se sì, scrivetelo nei commenti, sono curioso. Lasciate un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!